Presidente, un altro gruppo è partito, quanti sono? Credo che siamo arrivati a 800 partenti, eravamo 7.50 di sera, poi gli ultimi stamattina, una grande intrepida, il tempo è bello e speriamo che tutto vada bene fino alla fine, ci siamo. In quest'ultimo gruppo c'era anche Rinaldo Nocentini. Sì, Rinaldo Nocentini non è il nostro amico, era presente venerdì sera al teatro, ha fatto una bellissima serata e aveva detto che stamattina a 9.25 è partito ad Anghiari e era presente e è partito per l'ultimo gruppo. Diciamo che l'Intrepida sono un bel gruppo di miei amici e sono stato contento insomma di dedicarmi a loro anche venerdì sera per una bellissima serata. Ecco, con quale spirito si affronta questa passeggiata, questa bella fresca mattina? Ma con lo spirito, un bel gruppo di amici che vengono qua con me a fare questi 42 chilometri, si affronta con tranquillità per divertirci. Ecco, quindi buona passeggiata. Grazie mille. Queste sono manifestazioni dove ci sono tutti questi appassionati che partecipano non per gareggiare ma per essere presenti, per farsi una giornata diversa dalle altre, diciamo che lo spirito è questo. Sì, è vero, poi comunque quando c'è l'Intrepida c'è sempre il sole. Beh, il sole, c'è stata anche la nebbia qualche volta, mi ricordo, quest'anno non ho partecipato perché non ho fatto tanta bici ultimamente, poi io in genere vado con la bici elettrica. Adesso ecco, è addirittura un testimonial dell'iBike. Sì, ho fatto anche le tappe al Giro d'Italia con le bike, abbiamo fatto anche tempo fa il Bondone con un gruppo di ex atleti che c'era la manifestazione a Trento. Comunque è stata una grande invenzione perché quando si passa una certa età, certi sforzi è meglio non farli, che ne abbiamo già fatti tanti. Buona Intrepida a tutti, buon divertimento e all'anno prossimo!